Parliamo di premi Nobel. Mancano infatti appena 2 settimane all'annuncio dei vincitori di questo prestigioso riconoscimento per l'anno 2018. In attesa della premiazione vorrei dedicare qualche video all'argomento. Oggi vorrei passare velocissimamente in rassegna gli ultimi 5 vincitori, quindi dal 2013 al 2017. Iniziamo quindi col 2013, anno molto importante per la fisica teorica, infatti il premio viene vinto dal belga François Englert e dal britannico Peter Higgs per la scoperta teorica di un meccanismo che contribuisce alla nostra comprensione dell'origine della massa delle particelle subatomiche e che è stato confermato recentemente attraverso la scoperta della particella fondamentale prevista da parte degli esperimenti ATLAS e CMS all'LHC del CERN. In pratica, per l'individuazione del bosone di Higgs, che era stato previsto teoricamente molti anni prima. Nel 2014 vincono 3 giapponesi, Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e Shui Nakamura. Questa volta per un argomento più vicino al lato sperimentale della fisica, cioè per l'invenzione del LED blu efficiente che ha reso possibile la produzione di luminose sorgenti di luce bianca a risparmio energetico. Nel 2015 abbiamo un altro anno importante per la fisica teorica, infatti vincono il giapponese Takaki Kajita e il canadese Arthur MacDonald per la scoperta delle oscillazioni del neutrino che mostrano che il neutrino ha massa. In realtà MacDonald è stato aiutato molto dai suoi collaboratori, tra cui il signor Herb Chen, i quali suggeriscono un modo del tutto nuovo per rivelare la presenza di neutrini attraverso una strumentazione che prevede l'utilizzo di acqua pesante. È stato proprio grazie a questa apparecchiatura, posizionata in una miniera a Sudbury, nell'Ontario, a 2000 metri sottoterra e che utilizzava ben 1000 tonnellate di acqua pesante, che si è riusciti finalmente a osservare questa oscillazione presente nei neutrini solari. I vincitori nel 2016 sono 3 fisici britannici, cioè David Thewlis, Duncan Haldane e John Michael Kosterlitz, i quali ricevono il prestigioso premio per le scoperte teoriche di transizioni di fase topologiche e fasi topologiche nella materia. Sicuramente tra i premi elencati, questo è quello che ha la motivazione un pochino più incomprensibile rispetto alle altre. In effetti contiene molti termini tecnici. In soldoni possiamo dire che ci sono alcuni sistemi fisici, quantistici, di materia condensata, che si chiamano sistemi XY. In pratica sono dei sistemi bidimensionali. E ci sono questi piccoli vortici quantistici che si creano in questi sistemi bidimensionali. E si scopre a un certo punto che improvvisamente, quindi in modo non continuo, alcuni di questi piccoli sistemi possono passare da una fase nella quale ci sono dei vortici e degli antivortici che sono accoppiati, qualsiasi cosa voglia dire, fidatevi, a una fase in cui invece i vortici e l'antivortice sono disaccoppiati. Possiamo immaginarci quindi che ci sia una correlazione che a un certo punto sparisce tra questi diversi tipi di vortici. Il problema è che sparisce di colpo, quindi effettivamente si tratta proprio di una transizione di fase, o se vogliamo di una rottura di simmetria. Esattamente come accade ad esempio quando l'acqua passa dallo stato liquido allo stato gassoso, è una cosa che avviene improvvisamente creando delle discontinuità in alcune grandezze fisiche. Questa stessa cosa avviene, con le dovute analogie, all'interno di questi sistemi quantistici. E la scoperta di questa nuova transizione di fase, che avviene appunto solo nel mondo quantistico della materia condensata bidimensionale, è valsa il premio Nobel dell'edizione 2016. Passiamo ora all'importantissima premiazione del 2017 che vede vincitori Rainer Weiss, Barry C. Barish e Kip S. Thorne, il primo tedesco e gli altri 2 statunitensi, che hanno vinto il premio Nobel ovviamente per i decisivi contributi al rivelatore LIGO e l'osservazione delle onde gravitazionali. Non c'è molto che io abbia da aggiungere sull'argomento, dal momento che ho girato già vari video sulle onde gravitazionali, vi lascio in descrizione il link all'ultimo che ho girato, se voleste fare un piccolo ripasso. Quindi, come ho già detto, sicuramente girerò ancora un paio di video sui premi Nobel 2018, il prossimo sarà probabilmente sui possibili candidati di questa edizione e poi ovviamente farò il video finale in cui vedremo chi sono i vincitori, come mai hanno vinto il premio, eccetera. Devo ancora decidere se farò una live o meno, vediamo. In ogni caso vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi di seguirmi su Instagram e se il video vi è piaciuto cercate di condividerlo, dobbiamo ancora crescere un pochino come canale. Per adesso vi ringrazio e a un prossimo video.